Una liturgia della parola intensa presieduta da Papa Francesco nella giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, da lui indetta in comunione con gli ortodossi e con tante comunità ecclesiali che hanno aderito all'iniziativa. Nella riflessione offerta da padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, un punto è cruciale. Nessuno può servire seriamente la causa della salvaguardia del creato se non ha il coraggio di puntare il dito contro l'accumulo di ricchezze esagerate nelle mani di pochi e contro il denaro che ne è la misura. Ripercorrendo le sacre scritture, si ricorda che il dominio dell'uomo sulla natura non è sfruttamento, implica invece responsabilità verso il creato e verso le future generazioni. Guardando poi a San Francesco d'Assisi, padre Cantalamessa sottolinea che lui è ad indicare la strada per un cambiamento radicale del nostro rapporto con il creato. Questa rivoluzione, aggiunge il francescano, consiste nel sostituire al possesso la contemplazione e questa si traduce in un atteggiamento concreto, come il non essere ladri di risorse e soprattutto pensare a quanto possiamo fare già nella nostra vita quotidiana per il pianeta. La salvaguardia del creato, conclude padre Cantalamessa, si fa, come dice Papa Francesco, artigianalmente, cominciando da se stessi. Di questa esclamazione della bellezza.